Buongiorno a tutti, come state? Come vi dicevo ieri, alla fine abbiamo anche fatto la seconda smielatura. E adesso vi faccio vedere qualche pezzettino di filmato, non ho fatto tutto, però insomma è simpatico. Ecco, volevo farvelo vedere, seconda smielatura. Adesso il miele è a maturare, sono più di 50 kg, direi, con ieri. E quindi insomma la produzione aumenta, fra l'altro quest'anno è veramente un miele buonissimo, molto, molto sano, insomma buono, 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 buono. Volevo dirvi che in casa ho, voi non lo vedete da lì, ma ve lo dico io, 22 gradi naturali, ok? E difatti di solito sto in casa con la felpa e dormo ancora col pigiama di pile. Vi faccio un po' invidia, lo so. Perché considerato che oggi è il 4 luglio, è vero. Allora, blu è ancora un po' innamorato, nel senso che vorrebbe, è vero, fare il cagnolino maschio, ma non si può. E infatti ha poca fame, ha veramente poca fame e mangia poco. Ciao bimbo, sei il mio bimbo, tu lo sai che sei il mio bimbo, è vero. Allora vedremo se trovare una cagnolina per blu o cosa fare, perché effettivamente è molto. Ciao amore. Ciao, mi vuoi tanto bene tu? Eh? Sì? Anche io, lo sai. Ecco, tu mi vuole molto bene, come vedete. Lo sapete già. Ok, vi faccio vedere un attimo. Allora, la smelatura di ieri pomeriggio tardo sera. Abbiamo finito tardissimo, ero già stanca prima, dopo la marmellata e dopo le patate. Ma veramente ieri sera l'ho sfinita. Adesso vi faccio vedere, eh? Facciamo vedere blu, tutto il miele. Facciamo vedere tutto il miele di ieri. Eh? Sì, eh? Ok.
capire. Porco cane, sudato, non si infila più. Sono leggeri, no? Ah sì, sono leggeri. È uscito tutto. Stavolta li ho percolato bene. Sì. Meno male. Stavolta stai imparando. Non vengo sgridata, sto giro. Stai imparando. Meno male. Ci picchia altrimenti qua. Mi licenzi. Questo è fatto. Ora questa cassettina la riporti su dalle api? Ok. Ecco qua. Allora dovrebbe uscire di nuovo. Allora avete visto un po' tutti i filmatini dove... Vieni Tato, vieni. Vieni anche tu, vieni anche tu. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua Stella. Dicevo dove abbiamo smielato, Paolo portava i melari, io disopercolavo, mettevo in centrifuga e poi Paolo rovesciava le pentole di miele dentro al maturatore. Questo è quanto, adesso aspettiamo una decina di giorni per poter di nuovo invasare. La prima smielatura l'abbiamo già invasata, abbiamo fatto diversi vasetti buoni buoni buoni, quindi vabbè, vi saluto tutti, alla prossima. Un bacio a tutti, ciao, anche da Blu e dalla Leila, 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 la Leila sul tavolo che fa la toilette, e Blu, e Blu, cosa fa Blu? Vieni su dai, no non vieni su, quando ti dico di venire su non vieni su e quando non devi farlo lo fai, mannaggia, bimbo.